Buonasera a tutti, assalamu alaikum. Allora, io inizierei da qui, vediamo se riesco a... se è questo. Hello, ok. تمام؟ لا تطفوا المحرك. اوكي تمام، قصدي هي السفينة اللي قبلها، شو نضل ماشيين ولا شو؟ طالما انا السفينة ما عم شوفها ما فيني عرضك لخطر. السفينة اللي بعتي لكم للانقاذ. Questa è una delle chiamate di ieri notte. A proposito, noi siamo qui e in questo momento ci sono circa 1500 persone che non hanno la possibilità di salire a bordo di navi che li possono portare verso la salvezza, perché il Mediterraneo si è in qualche modo il riassunto di quello che sta succedendo in questo momento nel Mediterraneo, è che le istituzioni a livello europeo, italiano ed europeo in generale, si sono ritirate, sono tornate indietro dopo l'operazione Mare Nostrum, dopo Triton, che non abbiamo ben capito che cosa fa in mare. Adesso vediamo le ONG. C'è una fotografia proprio di circa 3 ore fa in cui c'è una nave di una ONG e 20 imbarcazioni attorno, e la nave dell'ONG era già piena. Questa è la situazione del Mediterraneo in questo momento, e quello che io faccio tutti i giorni è quello di il lavoro di ricevere delle chiamate dal mare e cercare insieme al Comando Generale di Roma di portare avanti questi soccorsi. Ovviamente le chiamate possono arrivare in qualsiasi momento della giornata. Quando arriva una chiamata durante la notte, devi avere la fortuna di essere a casa tua, di avere dei pezzi di ghiaccio, prendere questi pezzi di ghiaccio, metterli sugli occhi, sedersi e stare lì fino a quando questa imbarcazione non viene presa. E purtroppo, dico purtroppo perché ovviamente con gli anni la stanchezza inizia. In questi ultimi 5 anni mi sono resa conto che quasi mai ho dormito dall'una di notte verso le 6 del mattino, quindi è un sonno che viene sempre spezzato da qualcuno che ti dice: Nawal, siamo 500 persone a bordo, ci sono donne che stanno urlando, ci sono bambini che non bevono acqua da non so quante ore, non vediamo niente, non vediamo nessuna nave. Ora il problema è che ti dicono: vediamo una nave. Ma questa nave è scritta in arabo, c'è una scritta in arabo, e la scritta in arabo è Guardia Costiera Libica. Dopo mezz'ora scopri che qualcuno ha sparato contro il gommone. Poi scopri che il gommone è affondato, poi scopri che è arrivata una nave dei soccorsi europea che ha preso 50 persone, che magari le altre 70 o 100 persone non ci sono più. Questo per in qualche modo parlare degli accordi che l'Europa sta prendendo con quelli che sono i paesi di transito per tanti migranti, per tanti richiedenti asilo. Gli accordi vergognosi che si possono prendere con un paese come la Libia che ha delle carceri che sono destinate solo ed esclusivamente alla tortura. In questi giorni sono state prese molte imbarcazioni, proprio un'imbarcazione che ha lanciato un SOS proprio al mio numero di telefono 2 settimane fa, su cui c'erano 600 migranti a bordo. I migranti sono rimasti molte ore in acqua, li ha raggiunti prima la Guardia Costiera Libica. E sono stati portati dalla Guardia Costiera di Azawiya, sono stati messi dentro un casolare. Chi aveva soldi ha pagato il riscatto ed è uscito. Chi non aveva soldi ha chiamato lo scafista, cioè, scusate, il trafficante, l'organizzatore del viaggio per fare questo. Allora il triangolo è questo. Un'imbarcazione arriva in acqua, l'imbarcazione viene presa dalla Guardia Costiera, la Guardia Costiera ti porta nella Azawiya. Da Zawiya tu fai una chiamata ai tuoi familiari per mandarti dei soldi. Se però i tuoi familiari non hanno dei soldi, tu chiami l'organizzatore del tuo viaggio. L'organizzatore del tuo viaggio viene, paga 2.000 dollari, 1.500 dollari, 1.000, 3.000 dollari, ti riscatta, ti prende. Dove ti porta? A casa sua. Cosa fa? Ti rinchiude. Quanti giorni stai dentro casa sua? Stai tutto, casa sua, dentro quei casolari. Stai tutto il tempo necessario fino a quando qualche tuo familiare non paga, uno, il riscatto, due, i soldi per fare la seconda traversata. È arrivato proprio ieri no, è sbarcato oggi questo minorenne di 16 anni che aveva proprio sul corpo
tutti i tipi di torture, ha parlato di come i ragazzi venivano proprio marcati come si marcano gli animali, quando prendi un ferro, lo riscaldi e fai un timbro. Sì, abbiamo dei minori arrivati in questa Europa delle frontiere con dei timbri. Sì, degli animali, non degli esseri umani. A nessuno interessa il nome e cognome di queste persone e credo che forse il cancro maggiore in questa terra, in quest'Italia, oramai è la stampa italiana, una stampa che oramai conosce solamente titoli della serie ondata di sbarchi, tsunami di migranti, l'invasione. Non è normale quando si parla di esseri umani di non raccontare neanche la storia di una persona, non citare neanche il nome di una persona, non dire neanche Yasmin partita, non lo so, partita dall'Egitto, arrivata in Libia, stuprata dagli scafisti, arrivata in Europa incinta. Io ho incontrato gente che è arrivata in Europa incinta, cioè aveva dentro il figlio dell'organizzatore del viaggio. Sì, in Europa ci sono figli degli organizzatori dei viaggi. Siamo stati noi a portare quei figli qua. Siamo stati noi a spingere quelle donne ad arrivare in Libia, a subire tutto quello e a raggiungere l'Europa. In questi giorni sono stata in Grecia. Ho vissuto nel 2015, nel 2015-2016 ho passato tantissimo tempo in Grecia, quasi un anno. Ho fatto la rotta balcanica con i migranti e quant'altro, mi sono resa conto che l'Europa non è vero che vuole bloccare i migranti, no. Io l'idea che mi sono fatta in questi anni non è che l'Europa vuole fermare i flussi migratori, non è che l'Europa vuole contenere, no, è proprio il contrario. L'Europa vuole applicare determinati principi nazisti, che sono il più forte può arrivare in Europa. Quando tu chiudi le frontiere, quando non apri dei corridoi umanitari, automaticamente tu vuoi che in Europa non arrivi il ferito di guerra, perché un ferito di guerra mai si alzerà da un letto di ospedale per arrivare ad un gommone, alla casa dello scafista e arrivare in Europa. Tu non farai mai arrivare una persona malata con un tumore per avere delle, con un cancro per avere delle cure in Europa. Non farai mai arrivare una persona che necessita di dialisi e che quindi sta in un paese in guerra e che tutte le settimane si deve recare in un ospedale che non esiste più. Tu non porterai una persona in Europa, perché se apri un corridoio umanitario tra una persona che ha un'amputazione alla gamba a causa di una guerra e una persona che cammina, automaticamente tu devi scegliere la persona con la gamba amputata. No, chiudiamo le frontiere europee. Il più forte arriva. Cosa significa il più forte arriva? Chi riesce a salire i monti e non muore. Chi riesce ad attraversare i deserti e non muore di sete. Chi riesce ad affondare, nuotare e stare in acqua per tanto tempo, fino a quando qualcuno lo prende dell'acqua. Ed è successo. Sono stati i migranti che io ho accolto in Sicilia, due ragazzi di Gaza, che non potrò mai dimenticare. Due ragazzi che sono rimasti in acqua 3 giorni, con un solo salvagente. Erano in sette su un salvagente. Era il 6 settembre del 2015. Questi due ragazzi di Gaza sono i superstiti di un'intera imbarcazione che aveva a bordo 600 persone. I due sono arrivati in Italia, altri 3 a Malta e un altro gruppetto di 6-7 sono stati portati in Turchia dalle varie navi che li hanno visti in mare. Questi ragazzi erano su un salvagente e mi hanno raccontato che ogni giorno perdevano uno. Perché questo, proprio questo è il riassunto dell'Europa. Un salvagente, 7 ragazzi appesi a questo salvagente. Il meno forte non ce l'ha fatta più, è morto. Il secondo, il terzo, il quarto, fino a quando sono rimasti 2. L'ultimo, Talal, un ragazzo siriano della città di Homs, che ha detto ai ragazzi, se qualcuno di voi rimarrà vivo, che dica a mia madre che io non le ho detto che volevo partire per l'Europa, mia madre sa che io sono adesso in Egitto. Comunica a mia madre se puoi, e se qualcuno di voi, lo diceva perché era l'ultimo che è morto, quindi lo diceva a questi due ragazzi di Gaza, dite a mia madre che io non ho voluto fargli una chiamata perché non volevo che lei piangesse durante tutto il tempo prima che arrivassero i soccorsi. Talal è andato, e il messaggio a questa madre è arrivato. Grecia. In questi giorni quello che ho visto in Grecia è la morte di, possiamo dire,
di tutto quello che credevo ancora fosse possibile in Europa. Quel poco di speranza che in qualche modo poteva essere una luce. Io non sono una persona, io credo molto nell'ambito del il volontariato, l'attivismo, quei ragazzi che sono scesi in Grecia, che hanno fatto di tutto, che sono stati nella frontiera. Idomeni è stato uno dei momenti che mi hanno più, veramente, mi hanno riempito il cuore quando ho visto tutti quei ragazzi con un'unica giacca lì, fermi davanti a quella polizia che non voleva aprire le frontiere, quei ragazzi che stavano lì con i rifugiati a tirare quelle corde, quei ragazzi che stanno qui in Italia davanti ad un centro quando c'è uno sgombero, i ragazzi del Baobab in questi giorni. Però forse è arrivato il momento di dire: noi dobbiamo essere un corpo solo per poter affrontare tutte le difficoltà che vediamo tutti i giorni in Europa. Isola di Lesbo, Grecia, ci sono richiedenti asilo, siriani e afghani, che hanno chiesto asilo in territorio greco, che sono in Grecia adesso da quasi 9 mesi, da 10 mesi, da un anno, prigionieri delle isole greche e che si sono visti rifiutata la richiesta di asilo per la prima volta e la seconda volta. La cosa più grave, ed è quello che sta succedendo in questo momento, ed è la cosa per cui io tornerò in Grecia, è il secondo rigetto della richiesta di asilo. Quando arriva il secondo rigetto della richiesta di asilo, in qualsiasi momento la polizia arriva nella tua tenda o arriva nel container dove dormi, ti mette le manette, magari ti sveglia anche con un buongiorno, manette in mano, carcere. Ti fai tantissimi mesi di carcere, dopodiché arriva la decisione di deportarti in Turchia, con il rischio che la Turchia ti riporti nel tuo paese di origine. Ecco, questo sta succedendo in Europa, non sta succedendo in Libia, perché sognare è bello, ma sognare troppo è un po' pesante. Sognare di cambiare qualcosa in territorio libico mi sembra un po' velleitario com'è, ma sognare di cambiare qualcosa in un territorio europeo si può fare. E quello che stiamo cercando di fare in questi giorni, sto cercando anche di avere un po' il parere di avvocati e quant'altro, è quello di adire la Corte Europea per i diritti dell'uomo e cercare in qualche modo di vincerne una, presentarne 1000 per vincerne una, e cercare in qualche modo di dare uno spiraglio di speranza a quelle persone che hanno lasciato la loro terra in guerra e che si sono ritrovati dentro un'Europa che sognavano. I migranti dicono sempre una cosa, almeno quelli, la frase in arabo, no? La famosa frase araba, quando i migranti sbarcano dicono "Wen huquq l'insan?" Dove sono i diritti umani? Quando dicono diritti umani non parlano dei diritti umani, parlano di qualcuno che ha una giacchetta con su scritto UNHCR. "Wen huquq l'insan?" E io li guardo, Dio, vi prego, non chiamateli. Perché? Perché queste persone hanno avuto sempre in mente quel sogno dell'Europa dei diritti umani. Quell'Europa che quando tu sbarchi ti dice "Welcome, tu sei arrivato da una guerra, perfetto, io ti do un permesso di soggiorno, ti faccio vivere la vita che tu volevi". No, non è così. Io ovviamente starei qui fino a... quindi ho bisogno del freno. Se volete che io mi fermo appena... tipo un calcio. Ok. Va bene. Quello che vorrei, io potrei parlarvi ancora dei soccorsi in mare. Tante persone in questi giorni sicuramente hanno visto quei famosi attacchi da parte della stampa, non so più neanche come chiamarla. Io sono stata tirata in ballo con una scoperta, la scoperta dell'acqua calda. Sapete che questa bottiglia, se adesso la mettiamo nel microonde, diventa calda? Sapevate? Bene, un giornalista italiano ha scoperto che il numero di Nawal Sophie è pubblico e che quindi anche uno scafista che guida un'imbarcazione può avere il mio numero di telefono. Questa cosa è stata data in pasto agli italiani che sono davanti a quella TV, che quello che dice la TV, quella parte di italiani che pensano che quello che dice l'ha detto la TV, l'ho detto in televisione, e vabbè. Siamo passati tutti come degli scafisti che cercano di fare dei corridoi umanitari, addirittura sono stati così magnanimi da dire che tutti quelli che cercano di salvare vita in mare, con uno spirito, diciamo, di bene molto grande, hanno voluto creare dei corridoi umanitari. No, io non ho voluto creare nessun corridoio umanitario.
ho continuato a fare il mio lavoro nella piena legalità, proprio quella legalità che neanche mi piace tanto, ma quella che proprio vogliono. Piena legalità, chiamata dal mare, registrata. Chiamata con la Guardia Costiera, registrata. Prima chiamata al Comando Generale di Roma, in cui si comunicano coordinate. Numero di telefono, il numero turaia con cui i migranti mi chiamano. Addirittura io specifico anche, la persona che mi ha chiamata è un siriano con un accento damasceno. Quindi la Guardia Costiera dice, mannaggia pure l'accento questa. Eh sì, io devo essere veramente pignola, perché? Perché proprio durante questo servizio si è detto che i trafficanti libici e tunisini sono quelli che chiamano Nawal. Fortuna ha voluto che io in tutti questi anni ho sempre registrato le chiamate dei soccorsi e ho sempre detto, bene, volete il mio PC, io ve lo consegno così com'è, portatelo in tribunale, fatene quello che volete. Ma io non fermerò il mio lavoro, perché c'è stato un giornalista che ha scoperto tramite una diretta Skype tra lui e un trafficante, che nel momento in cui i migranti sono in difficoltà chiamiamo una tipa che si chiama Nawal, e questa Nawal che lavora per una ONG, Nawal che lavora per una ONG, si metterà in contatto con Medici Senza Frontiere. Cioè, Nawal non ha mai lavorato per una ONG, ha un grandissimo rispetto per tutte le ONG, Nawal ha sempre coordinato i soccorsi con la Guardia Costiera, quando è servito anche con le ONG, che materialmente in questo momento sono quelle che stanno difendendo l'Europa. Ma non difendendo l'Europa, quella frase che oramai viene usata oggi, difendere l'Europa dal terrorismo, no, stanno difendendo l'Europa perché i figli che nasceranno fra 50 anni devono poter non sputarsi in faccia, cioè non guardare allo specchio e autosputarsi in faccia. Sì, stanno difendendo l'Europa, stanno dicendo noi ancora crediamo nell'Europa dei diritti, crediamo in quell'Europa democratica, noi ancora crediamo in quei valori che sono salvare la vita umana prima di tutto, poi ce la discutiamo nei nostri parlamenti se abbiamo un po' di problemi tra destra, sinistra, centro e quant'altro.